Il concatenamento di 10 passi alpini, compreso il più alto delle Alpi italiane, tutto in un giorno. 530 km con 12.000 metri di dislivello in salita e altrettanti in discesa. Una sola ricarica e una cascata di emozioni. Abbracciamo la sfida con una fiammante Volkswagen ID.5 GTX. Prima tappa, Passo del Tonale. Attraversiamo il verde splendente della Val di Non e della Val di Sole con le prime luci del giorno. Ci apprestiamo a salire il primo dei 10 passi che supereremo in questa giornata. 75 km percorsi con la batteria al 73%. Lasciamo il Trentino e scendiamo in Lombardia fino a Ponte di Legno a 1257 metri. Ora ci aspetta il Passo Gavia, uno dei valichi alpini più spettacolari delle Alpi. Dopo 13 km di salita continua fino ai 2621 metri del suo culmine, la ricarica è scesa al 58%. Il paesaggio è spettacolare, la guida della nostra ID.5 GTX si fonde con la potenza dei panorami. Prossima destinazione, Passo Umbrail. Subito dopo eccoci ai 2757 metri dello Stelvio, dove raggiungiamo quota 3000 ai bordi del ghiacciaio e sullo sterrato la trazione integrale si rivela efficiente ed efficace. Oggi la nostra ID.5 GTX è probabilmente la più alta vettura elettrica al mondo, autonomia residua 35%. Ad attenderci c'è una discesa interminabile verso l'Alto Adige. Lo spettacolo dei tornanti nel versante Alto Tesino è sempre impressionante, come i panorami glaciali che ci lasciamo alle spalle, velocemente fino a Glorenza. Carica al 47%, incredibile ma vero, la sfida continua. Con la pausa pranzo e la sosta alla colonnina Hypercharger, la carica è al 100%. Stacchiamo il connettore e ci tuffiamo in Austria. Destinazione Passo del Rombo. Scendiamo in Val Passeria, nuovamente grande spettacolo con un volo a picco nel vuoto tra massi alpini aggrappati tra cielo e terra. Percorriamo sicuri i ripidi tornanti godendo di una strada unica quanto panoramica. Lo sguardo spazia sulla ripidissima valle sottostante e sulle cime ricoperte di ghiaccio. È la volta di Passo Giovo. km da San Leonardo con 1400 metri di dislivello in salita, autonomia indicata al valico 58%. Ci attende una discesa a Vipiteno di 21 km. Passo Pennes collega l'alta Valle Isarco con la Val Sarentino, vera gemma ancora poco conosciuta, ricca di storia e fascino nel cuore dell'Alto Adige. Dopo 8 passi superati, arriviamo a Passo Mendola. Finalmente raggiungiamo il Passo del Santella, 1033 metri, decimo ed ultimo passo di questa maratona elettrica. Torniamo a casa con 524 km percorsi, 24.000 metri di dislivello tra salita e discesa, 15 ore di viaggio e ancora il 35% di autonomia. Una vera sorpresa, una grande soddisfazione ed una prova interessante per la nostra ID.5 GTX.